Oggi prepareremo un barboncino. Serviranno della lana, un tappo di sughero, un paio di forbici, colla a caldo e un pettine. Mettiamo la colla al centro ed iniziamo ad incollare il filo di lana arrotolandolo tutto intorno. Arrivati a metà, facciamo una specie di cappio. Un po' di colla anche qua e ricomincio ad arrotolare il filo tutto intorno. Fino alla fine. Arrotoliamo il filo su due dita facendo 8 giri. Ritaglio un pezzetto di filo e lo leggo al centro. Apriamolo. Pareggiamolo e rasiamolo. Diamo uniformità arrotolandolo tra le mani. Ne serviranno 4. Le 4 zampette sono pronte, attacchiamole. Un altro pompon arrotolando 5 giri. E poi ancora lo leggo e lo apro. Tagliamolo raso raso. E anche la codina è pronta. Attacchiamola. 9 giri attorno al palmo della mano. Via i fili volanti. Questo lo attacchiamo direttamente all'altra estremità e anche le orecchie sono pronte. L'ultimo, 6 giri. Tagliamo solo un'estremità e pettiniamo. Mettiamo un fiocchino rosa, tagliamo e pareggiamo. Qui un po' di colla e lo attacco. Qui un po' di colla e lo attacco. E adesso rasiamo tutto, il musetto e le zampe. Per fare la lingua ho usato del filo di cotone, ho arrotolato 8 volte. Però potete usare la gomma Eva, ad esempio un bottone o anche una perlina rossa. Via i fili di troppo, pieghiamo e incolliamo. Per occhi e naso ho usato la gomma Eva, ma voi potete usare delle perline, un bottone, degli occhietti adesivi. Pronto! Vi è piaciuto? Se avete qualcosa da chiedermi, fatelo pure attraverso i commenti. E non dimenticatevi di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi i prossimi video. Ciao!